sono in compagnia di Luca e Massimo e con freddo cane, ragazzi. Stiamo andando a pescare in un bel torrente qua in provincia di Novara. Massimo è qua dietro con me, potete vedere. Invece Luca, eccolo qua, che ci fa strada. E stiamo passando in mezzo a questa boscaglia, in questo sentiero, e ovviamente siamo arrivati dove dobbiamo pescare. Il posto è veramente molto ma molto bello. Qui davanti c'è l'isolotto, ci mettiamo qua? Bene, allora noi cominciamo a scendere di qua. Una favola, ho dimenticato solamente la sedia. Adesso qui non dobbiamo fare tanto rumore. Guardate che bel posto. Lì avanti, dopo quel ponte che vedete, in fondo sulla sinistra poi si congiunge il Cavour. Bene, dai, ci vediamo dopo, ragazzi. Non posso dire buon mare perché siamo in acqua dolce. Speriamo di divertirci, dai, in culo alla balena, in bocca al lupo, tutto quello che volete. A dopo, ragazzi. Ragazzi, abbiamo cambiato posto perché purtroppo dove eravamo prima, posto bellissimo, ma 4 ore di pesca non mangiavano, non abbiamo visto neanche una tocca. Comunque ci siamo spostati, come potete vedere alle mie spalle c'è una bella cascata. Adesso vi faccio vedere bene il posto dove ci troviamo. Siamo sempre in provincia di Novara. C'è questa bella cascata, lì in fondo ci abbiamo l'amico Luca, io sono spostato più in qua, e di là invece, non so, adesso proviamo a zoomare, in mezzo a quegli arbusti lì c'è Massimo. Bene, finalmente abbiamo un pesce in canna. L'amico Massimo, io ho lasciato la mia canna che si abbocca un pesce, mi porta via tutto. Un barbo piccolino, ma bello, bello, bello. Forza Massimo, eccolo lì. Eccolo che ha gallato. È un barbo, sì. Bravo Massimo. Eccolo lì l'amico Massimo, forza, forza. Eh sì, resiste, resiste. Che bello, ragazzi. Posso tirare lì con 08. Posso anche la moto 18, piccolo. È dura perché si aggalla, dai, è stanco questo barbetto, dai. Eccolo, eccolo che arriva Guadino, e arriva Guadino, e vai, Guadinato, bravo Massimo. È bello, sembrava più piccolo in acqua. Sembrava molto ma molto più piccolo, devo essere onesto.
Adesso ci avviciniamo. Devo fare attenzione a non cadere in acqua perché ho tirato via gli stivali. Wow, ma è grosso veramente. Giuro, sembrava molto, ma molto, molto più piccolo. Guarda te i giri che si è fatto. Sento il cigliato talmente tanto. Per la pinna. Bello. Bravo Massimo, bravo. Proprio bello. Che filo hai su? Che filo hai su? 10. Terminale. Ragazzi, abbiamo un bel pesce in canna, speriamo di portarlo a riva. È il team of the fishing. Grazie all'azione parabolica della canna, piano piano lo stanchiamo. Mamma mia, ma queste cose. E che carpone! Gianni, vieni anche a me. Lo so, ma devo stare attento a dove. Ragazzi, è una bella carpa, solo che non vuole venire. Stanno troppo, siamo in corrente. C'era troppo su il filo. Thank you.
Vai! Vai! Bellissima! Vai! Su 5! Il carpone! Ragazzi, guardate che carpone che ho preso sulla gogna! Ecco! Carlo. Adesso la libero e poi ve la faccio vedere bene, guardate. Buona. Aspetta, Non ci esce neanche l'acquadino. Fai le foto. Fatto le foto? Ferma. Fatto Massimo. Fatte le foto? Facciamo vedere il video del rilascio. Vai. Video. Ragazzi, questa è la carpa che ho preso sulla gogna a Bolognese e adesso la rilasciamo. Eccola. Vai. Grande. È il team of the fishing, colpisce ancora. Massimo si sposta, si avvicina a noi, primo lancio, subito pesce in canna. Pazzesco, da non credere ragazzi. Dobbiamo soltanto ammirarlo questo ragazzo. È venuto, ha detto che ci prendeva il pesce sotto al naso e ce l'ha preso veramente. Grande Massimo! Che pesce è? Vediamo, vediamo di avvicinarci. Che vedano! È anche bello, è anche un bel cavedano. Vieni, vieni, appoggialo di qua in acqua, va. Che ne pensi, Luca? Io pasturo. Cioè, meno male che fa parte del team hobby fishing. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere, dai. Proprio sul labbro, Tutti i cavedani si piegano così. Sì, un bellissimo esemplare, devo dire. Magari se prendevi lo slamatore. Beh, comunque. Bello, bello. Bravo Massimo!
Lo vedi? Bellissimo, davvero, complimenti. Buon ragazzi, vediamo che c'è Luca da questa parte che ha agganciato un bel pesce. Ecco qua, c'è Massimo che è già pronto. Eccomi qua. Sta calando il sole. Sta calando il sole, l'amico Luca, grande Luca, c'è un bel pesce in canna. Cavedano. Cos'è? Cavedano? Cavedano. Eccolo lì. Oh, vai. Scappottato. Scappottato anche Luca del team Hobby Fishing. Siamo intorno al chilo e mezzo. Come entrano bene questi ami, quando mangiano c'è niente da fare. Bello. Sono tutti grossi, sono i cavedani. Avete fatto fare una corsa da là in fondo a qua. Facci vedere. Eh sì, anche perché tutto il giorno. Eccolo qua. Bello. Ok, adesso lo slama. Ha mangiato proprio bene. Sì, eh? Sì, io più io. E visto che abbiamo finito, a sto punto lo rilasciamo subito, che tanto. Così facciamo vedere anche il rilascio, buona. Siamo subito? Sì, tanto ormai stiamo andando via. Eccolo che se n'è andato, bella Luca, eccolo lì, guarda come si è messo in corrente. Bene, complimenti Luca. Adesso ragazzi andiamo dall'altra parte, che c'è Massimo che rilascia il suo cavedano e il suo barbo che ha preso sempre oggi. Massimo, ci fai vedere il rilascio per favore? Così almeno concludiamo in bellezza. Opla, inizia che stavo cadendo. No, no, si vede benissimo. Sì, sì, c'è. Guardate ragazzi, i riflessi rossi è perché. Guardate che cielo! Il tramonto. E quindi qua adesso siamo, tu pensa che quelle nuvole rosse ti fanno risaltare di brutto, Massimo, prendeli uno per uno, sì, tanto ce n'hai due. Quindi siamo con una carpa io, un bel cavedano l'amico Luca e Massimo, un bel cavedano e un barbo. Vediamo di qua se c'è più luce. No, mi devo mettere dall'altra parte. Così. Eccoci qua. Questo è il primo cavedano. Dai che si gira. Bisogna girarlo però, se no. Adesso lo giro. Si gira lui, ti vede, si spaventa e se ne va, guarda. Aspetta un minuto, eccolo lì. Ecco che se ne sta andando ragazzi, il cavedano si è ossigenato e se n'è andato. Adesso prendiamo il barbo. Team Hobby Fishing, wow, che barbo ragazzi. Che barbo che ha preso! Ah, non l'hai visto te Luca? No, vai vicino a Massimo così almeno facciamo i saluti finali. Sì! Qua! L'ossigeno, avanti e indietro. Ah va, se ne sta già andando da solo, guarda. Via! Bene ragazzi, che facciamo?
il saluto. Massimo, sì, se ti metti dietro di me, che già sei più piccolo. Bene, ragazzi, qua dalla Gogna, al torrente Agogna, Gianni, Massimo e Luca. Sì, ci abbiamo un tramonto eccezionale stasera. Team Hobby Fishing ha colpito. Alla prossima, ciao ragazzuoli belli. Ciao, ciao. Può vedere questo bellissimo tramonto. E concludiamo ovviamente con questa bella cascata. Alla prossima ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like che è sempre gradito. Grazie mille, ciao!